e ritorniamo insieme, lo facciamo per parlare di un evento che avrà luogo a Monte Sant'Angelo dal 27 al 29 ottobre 2023, il 22esimo congresso nazionale sulla storia medievale, e lo facciamo, Maria Pia, con due ospiti d'eccezione, il Gran Maestro Principe Flavio Grillo e il consulente artistico per gli eventi di questo congresso, Michele Maria Mangano. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie, buongiorno. Maria Pia, allora, vogliamo chiedergli come nasce l'idea di questo congresso nazionale che è arrivato già alla 22esima edizione? Sì, questo è un congresso nazionale itinerante, quindi si svolge nelle varie parti della nostra Italia, quindi Viterbo, Firenze, Orte, quindi sono questi anni trascorsi e non sono stati mai collocati nello stesso posto. L'ultimo è stato fatto a Castello di Limatola, perché qui in Campania, e dopo ci siamo stati fermi per il Covid e ora stiamo riprendendo il nostro percorso. Il congresso nasce per continuare a divulgare sia la storia medievale che tutto quello che può contemplare anche per quanto riguarda le crociate e i cavalieri che custodivano i luoghi sacri, perché sappiamo che con le crociate conquistavano dei luoghi e poi venivano abbandonati, quindi per tutelare questi luoghi i poveri cavalieri di Cristo si prendevano la responsabilità di poterli tutelare dai vandalismi e dalle guerre, tutto quello che succedeva. E quindi abbinato in questi congressi c'è sempre un argomento sociosanitario, perché noi come ordine cavalleresco della Casa Imperiale Antinolfi trattiamo sempre sociosanitari, in quanto il nostro operare è anche nel settore sanitario, beneficenza, ospedaliero e tutto. Quindi siamo, apportiamo le nostre possibilità di quello che possiamo, qui, anche qui a San Giovanni Rotondo, al reparto oncomatologia pediatrica con la dottoressa Celeste Ricciardi, abbiamo un rapporto proprio, abbiamo già consegnato delle opere di una tela dell'Immacolata fatta appositivamente per il reparto dei bambini creato da un nostro fratello cavaliere artista. Quest'anno abbiamo portato una trentina di befane con un po' di raccolta liquida per aiutare anche il reparto. E quindi questo noi è il nostro modo di dire. Quest'anno abbiamo deciso, dopo il Covid che riprendiamo, abbiamo deciso Monte Sant'Angelo, perché Monte Sant'Angelo, a prescindere che il nostro ordine San Michele Arcangelo e Padre Pio, quindi nel lontano 11-11-2011, dopo aver gestito parecchi ordini cavallereschi, ho creato questa simbiosi tra San Michele Arcangelo e Padre Pio, che sono due immagini sacre religiose dove hanno delle lotte terrestre, sia celeste che terrene. Quindi è stato creato questo simbiosi di... Ecco, a Monte Sant'Angelo la grande storia di casa, l'atmosfera medievale anche dell'antico alto medioevo è di casa. Però si tratta di una due giorni, sabato e domenica, piuttosto impegnativa. Voi vi aspettate che arriverà anche il pellegrino comune? Beh sì, diciamo che la partecipazione, noi abbiamo fatto anche un gemellaggio con un gruppo che sono tutti medici e si chiama un'associazione medici cavalieri di San Pio, quindi parteciperanno con noi. Abbiamo fatto un gemellaggio a Morcone con l'ultimo nostro capitolo di accoglienza dei nuovi fratelli, e quindi loro anche coglieranno l'occasione domenica mattina anche di accogliere, fare un rituale di accoglienza di nuovi fratelli cavalieri dei medici di San Pio. Quindi siamo aperti a tutti, questa è l'immagine che abbiamo donato all'oncomatologia, qui quando abbiamo dato le befane quest'anno, la nostra rappresentanza
e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. Molto bene, ad arricchire questo bellissimo evento che avrà luogo a Monte Sant'Angelo, come abbiamo ricordato, dal 27 al 29 ottobre, c'è anche un ricco programma di eventi correlati, la cui direzione artistica è stata affidata al maestro Michele Maria Mangano, da tanti anni sul palcoscenico internazionale, possiamo dire, di una delle tradizioni più sentite della nostra Puglia, che è appunto la tarantella. Maestro Mangano, che cosa svilupperete in quel di Monte Sant'Angelo durante i giorni del 22esimo Congresso Nazionale di Storia Medievale? Naturalmente questo congresso è un congresso per me molto importante, perché ecco, ha una location non indifferente, il castello normanno, svivo, aragonese ma anche angioino. Ecco, è già un contesto che si presenta da solo. La musica, la danza daranno anche accoglienza a questi cavalieri che arriveranno da tutta l'Italia e soprattutto dal sud Italia. Io in questo progetto ci ho messo uno spaccato proprio seguendo le orme di San Francesco d'Assisi. San Francesco scelse questa via francescana, la via francigena, per arrivare in questa spelonca, in questa grotta, ma non entrò, si fermò davanti all'uscio dell'ingresso, davanti alle porte di Costantinopoli, e lì segnò il Tao: non sono degno di entrare in questo posto. Ma all'epoca di Francescane c'erano i canti, c'erano le danze, le ballate. Noi ripercorreremo anche un percorso che parla del tarantismo, della Taranta, attraverso strumenti del Medioevo, che erano strumenti che facevano parte anche di quello che Ernesto De Martino nella Terra del Rimorso parlava, di questo morso del ragno velenoso. Ma daremo anche lustro alle ballate a festa, e per la prima volta in questo convegno parleremo di una danza scritta da Roberto De Simone, la Tarantella di San Michele. Naturalmente il sottoscritto si evolve anno per anno, giorno per giorno, perché per me la musica è sperimentazione, è il farmaco che mi fa stare bene. Allora in questo contesto, con gli amici cavalieri, e qui il presente, il principe, che mi ha dato carta bianca, ho voluto portare anche questo progetto, ma anche per far capire, come diceva Ezio Bosso, grande maestro, che la taranta, la pizzica, la tarantella non è solo quella che la comunicazione ci dona. Qui veniamo da un percorso antichissimo, ecco, la musica medievale. E la musica medievale è stata la prima musica ad essere musicoterapeutica. Beh, questo naturalmente riguarda appunto la cultura che lei ha citato, le interpretazioni di uno come il grande Ernesto De Martino, ma lo stesso De Simone, che immagino lei avrà avuto anche il privilegio di conoscere, quindi se ce lo porta come novità è veramente da complimentarsi. Allora voglio dirvi un'altra cosa importante, se mi permetto il lusso di parlare del maestro, forse sarò la persona meno indicata a parlare del maestro, perché io l'ho seguito da quando ero piccolino, ma mai a pensare che dopo il Covid io potessi diventare il suo allievo. Io frequento il maestro Di Simone, e in questa tarantella c'è anche la sua consulenza artistica, dove lui me l'ha donata incomodato d'uso, perché comunque il maestro è sempre il maestro De Simone. Aggiungo anche che in quelle due giornate di studi e di ricerca e anche di approfondimento del culto di San Michele Arcangelo avremo una compositrice che è un soprano, Rosalia Granatiero, che ha portato a Roma un'opera bellissima, Graziella.
Invece lì presenterà un'opera dedicata già al culto michelico di San Michele Arcangelo. Nel 2024 ci sarà quest'opera. Parteciperà ancora una volta un grande studioso e ricercatore storico che abbiamo a Monte Sant'Angelo, il professor Giuseppe Piemontese. Beh, questo è un canovaccio, in due giorni ce n'è tanta roba, ma comunque cercheremo di contenere e di lasciare anche un'impronta di quello che è San Michele da Oriente a Occidente, sia con la musica ma anche con la teoria, perché so che ci sono e ci saranno vari studiosi. Il programma è molto molto ricco, l'accesso è libero e gratuito, sì. Quindi tutti quanti possono partecipare, tutti, anche i visitatori che in quel momento si trovano nel castello, quindi possono entrare. Bene. Bene, noi invitiamo quindi... Volevo precisare che l'ordine nasce come una Ollus e poi, per avere avuto molta collaborazione con la Casa Imperiale Medievale Antinolfi, e quindi siamo stati riconosciuti a livelli tribunali con sentenze ordinarie arbitrali, sia dal Tribunale di Firenze, Bari e Lago Negro, pubblicato sulle Gazzette Ufficiali Regionali, e quindi siamo un ordine, e a settembre dell'anno scorso siamo stati riconosciuti anche da Carlo III, quindi come Regno Unito, certo. E dallo Stato federale del Brasile, quindi siamo... Molto bene. Noi quindi invitiamo quanti potessero e volessero a raggiungere Monte Sant'Angelo nei giorni 28 e 29 ottobre, perché come avete ascoltato il programma di questo 22esimo congresso nazionale sulla storia medievale è molto ricco. Stiamo vedendo la locandina che appunto fa riferimento all'evento, e quindi l'appuntamento è a Monte Sant'Angelo per questo fine settimana. Noi ringraziamo il Gran Maestro Principe Flavio Grillo e il consulente artistico Michele Maria Mangano per essere stati qui con noi e vi auguriamo buon lavoro. Noi ringraziamo voi di averci accolto e dato la possibilità di dare luce a questo grande appuntamento.